Può bastare una parola, un gesto o un sorriso, insomma basta poco per migliorare la nostra giornata e oggi si celebra la giornata della gentilezza. Seguiamo Claudio Valeri. Nel film di Charlie Chaplin, Luci della città, un uomo incontra una fioraia cieca e riesce a raccogliere i soldi per l'operazione che la farà tornare a vedere. Nell'amaro lieto fine di Chaplin, con l'uomo ormai povero e vagabondo, si comprende il significato della frase dello scrittore Mark Twain: «La gentilezza è il linguaggio che il sordo può sentire e il cieco può vedere». Oggi è la giornata mondiale della gentilezza. Qualcuno ne avrà la percezione, sì, moltiplicheranno i gesti gentili o nel vivere quotidiano, ormai tra fretta, malcostume, violenze, disagi e intolleranze, il mondo ha perso la strada della gentilezza. Ironicamente Antonio Albanese tratta la questione concetto la qualunque. Signori, è una specie di gita gratis. La macchietta del politico che per ottenere voti organizza una gita per le vecchiette del paese, scaricando in mezzo alla strada un'anziana signora quando gli confessa che voterà per il suo avversario. L'incantevole Audrey Hepburn suggerì: per avere labbra attraenti pronuncia parole gentili, il che si sposa con i tanti video che sui social vengono diffusi per dimostrare che la gentilezza fa bene e che può essere contagiosa, sempre che all'umanità interessi avere labbra per poter offrire un bacio e che qualcuno sia disposto a riceverlo anche in un futuro prossimo venturo, almeno per gentilezza. E gentili sono stati.